Ma siamo agli inizi, si sono viste delle cose buone, sicuramente dobbiamo adattarci alla nuova realtà che è un campionato durissimo, penso che la strada sia quella giusta, aspettiamo gli altri tre americani per chiudere il roster e soprattutto andiamo al test con l'Apoel che sarà sicuramente un test molto più importante che ci darà un'idea ancora più chiara di quello che potrà essere il valore della nostra squadra durante la stagione. Molto positive, direi che il gruppo degli italiani ha lavorato in questo periodo della partenza molto bene, sono molto soddisfatta, sembra una squadra che già gioca insieme da tantissimo tempo, direi che il primo test anche come pubblico è stata davvero un'impressione molto, molto buona. E c'è grande voglia di basket e stasera abbiamo fatto questo test contro il Santa Clara ed è stata davvero molto, molto intensa, una partita che ha dato modo di vedere anche il gioco di Moore in attacco, direi che fantastico. Diciamo che l'idea di stasera era quella di fare una partita alzando il ritmo del gioco, muovendo la palla, cercando di includere anche nei primi secondi qualora si fosse creato un vantaggio. Diciamo che sono soddisfatto, la squadra chiaramente è ancora un cantiere aperto, nel senso che devono ancora arrivare gli altri due americani, Bergin e Moss, Land è arrivato ieri, ha fatto stamani il primo allenamento d'atletica, quindi diciamo che per quello che abbiamo lavorato, diciamo che c'è da essere soddisfatti, abbiamo fatto un buon lavoro, una buona prima settimana e niente, c'è da continuare chiaramente a lavorare e piano piano aumenteremo anche le nozioni da dare alla squadra, inizieremo a lavorare sulle situazioni difensive, quindi diciamo che un passo dopo passo cerchiamo di andare sul giusto rodaggio e preparare la squadra chiaramente con l'obiettivo di essere pronti il 2 ottobre.